siamo pronti, prontissimi, quasi, insomma, quasi pronti per questa altra serata qui a Rizziconi. Siamo tornati dopo l'anno scorso, questa sera andremo a eleggere Miss Eleganza 2022. Siamo appunto quasi pronti, però prima andiamo a fare un giro per il meraviglioso borgo di Rizziconi. Ora che ci sei non mi serve niente, sembra che sei fatta per me. Cosa nascondi in quei due occhi celeste? E dai non fare che li tieni per te. E poi beviamoci il bar come vecchie rockstar, fare l'alba sul tetto di un hotel. Un bacio dietro ai vetri di un van, oppure restiamo qua a far l'amore in mezzo a tutta la gente. Eccoci nei meandri, c'è già qualcuno che saluta perché il nostro mago. Sì, sono io. Allora, diciamo come ti chiami. Giandomenico Morello. Giandomenico Morello che questa sera salirà sul palco e farà sparire qualcuno, non me ma la Suriano, vero? Lo vedremo, ci sarà una sorpresa per tutti voi. Ecco, non e so, anche per te. Anche per me. Però il non che spoileriamo nulla. Il che mi preoccupa già, perché se non fa sparire la Suriano vuol dire che farà qualcosa di male a me. E esatto. Io sono un po' il bersaglio di tutti, anche su. Dovresti iniziare a preoccuparti. Mi sono già preoccupato. Va bene, ci vediamo fra poco. A prepara dopo. Pure le tue magie. Grazie. Nel frattempo, qua chi c'è? Vedo un po' di signorine che salutano. Che salutano. Come va? Tutto bene. Siamo pronti per questa finale regionale? Sì, siamo cariche. Cariche, sorridenti? Ma insomma, mica tanto, voglio dire, sì. Sì, sì, sono carica. Carica. Ce la possiamo fare? Ce la dobbiamo fare. Io anche sono carichissima stasera. Tu sei sempre carica. Sì, ma la corona dov'è? Perché non ce l'hai? Ma la metto. Adesso la devi mettere subito. Piano, sto andando, corro. Non se ne separa mai, invece ti vedo senza, mi preoccupo. Sto andando. Brava, mi raccomando, con... Allora, facciamo in bocca al lupo alle ragazze e poi da questa parte qua abbiamo anche una ospite, un'ospite gradita, Ilenia Iorio, buonasera, come stai? Bene. Oh, questa sera sei dei nostri. Sì, sono felicissima di ricalcare questo palco che ormai per me è diventato anche famiglia. Casa tua. Sì, ormai. Allora, questa sera ci farei ascoltare la tua bella voce, come sempre. Sì, ci divertiremo un po' insieme, spero. Allora, senti, so che tu sei sempre in giro, su, giù, destra, sinistra, nord, sud, ovest, est, che non è una canzone degli 883, ma quello che fai tu per raggiungere i tuoi obiettivi dal punto di vista della musica. L'ultima cosa che ci vuoi preannunciare qual è? Sarò in onda su Canale 8 in un programma, in un game show musicale, poi chi lo sa, basta. Ma... Incrociamo le dita e facciamo tanti, come si dice come in questi casi? Tanti in bocca al lupo. Tanti in ma bocca stasera lupo. Voglio farlo anch'io a te perché ci regalerai sicuramente una presentazione, una conduzione di questa tappa meravigliosa. Io come lui sempre. Sono sicuro che poi alla fine arriverà il conto di tutte queste cose, però scherzo, la ringrazio ovviamente. E saliamo sul palco fra poco, andiamo a vedere un po' chi c'è. Andiamo. A un anno di distanza anche due componenti importantissimi dell'amministrazione comunale di Rizziconi, ovvero il sindaco Alessandro Giovinazzo e il nostro assessore Teresa Greco, che come anche lo scorso anno ci ha invitato insieme a tutta l'amministrazione ovviamente a ritornare qui, e noi con immenso piacere abbiamo raccolto il loro invito. Inizio con lei, ringraziandolo ovviamente a nome di tutta l'organizzazione di Miss Italia Calabria.
Grazie, grazie a voi, grazie. Sì, come dicevi tu, a un anno, forse un anno esatto, ci siamo ritrovati qui in questa piazza. Ovviamente è sempre emozionante vedere la piazza piena. Poi io ogni anno ringrazio la professionalità dell'agenzia, che veramente è un fiore all'occhiello, diciamo. E speriamo in eventi futuri e perché no, magari una finalissima regionale con al limite la patronna Mirigliani, sarebbe un piacere. Sindaco, prego, si avvicini pure vicino a me. Allora, noi siamo ovviamente contenti di essere ritornati qui, ci accogliete sempre a braccia aperte, e questa è una delle cose più belle, ritornando in una comunità che per noi può essere qui questa sera. Allora, l'assessore già si preannunciava un qualche cosa di futuro, una finalissima regionale, magari, perché no, potrebbe essere un qualcosa del genere. Invece per stasera come ha reagito la sua popolazione al nostro ritorno? Innanzitutto grazie di essere qui con noi questa sera di nuovo, come diceva poco fa Teresa, a quasi praticamente un anno esatto di distanza. L'anno scorso l'avevamo detto, avevamo fatto la provinciale, l'anno prossimo vogliamo la regionale. E avete mantenuto la parola? Sì, abbiamo mantenuto la parola, abbiamo mantenuto l'ambizione anche, voglio dire, perché avere comunque la selezione regionale di Miss Italia qui a Rizziconi è una cosa importante. Rizziconi reagisce bene, quando ci sono cose belle reagisce bene, e questa sera è una cosa bella, un evento particolare, un evento di richiamo, c'è la bellezza, c'è, come diceva Teresa, vedere adesso le ragazze, il coraggio delle ragazze a sfilare di fronte alle persone e ascoltare cosa avranno da dirci, da raccontarci di loro e giudicarle nel senso positivo del termine con l'obiettività giusta. I giorni passano lenti, se li conti uno per volta, aspettando una svolta, baby, bisogna che non ci pensi, non guardare cosa fa, l'altra gente non lo sa, credi, pare che di questi tempi tutti cercano di dare una colpa per spiegare cosa succede alle loro menti, che si intrecciano a pensare, non riescono a volare, senti, c'è una canzone di tanti anni fa, che sembra scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby, più chiaro di così non c'era, I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi tornare. La tua bellezza è potente, ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente. Le cose accadono sempre, sulla strada per Damasco, penso subito, non è un incidente. Sai come dipende, sul pacchetto delle gambe, qualcuno non ci vedo per niente. A te io affido i miei istinti, soprattutto perché so quanto ami gli animali. Senti, quella canzone di te che sembra scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby, più chiaro di così non c'era, I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi tornare. Meno male che esisti, che se no ti avrei dovuto inventare da zero, come fanno gli artisti. E invece sei qua, sei vera, e che ti posso toccare, baciare, abbracciare, amarti e litigare. Oh, 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 I love you baby, più chiaro di così non c'era. Finché non vedrò
Amici di Rizziconi, buonasera e bentrovati a un anno di distanza dalla nostra presenza qui in questo meraviglioso luogo. Ritorniamo e questa sera con una finale regionale che decreterà come vincitrice Miss Eleganza 2022. Ecco le ragazze che concorreranno per raggiungere questo ambito traguardo, tutte emozionatissime, sorridenti però, e desiderose di mettersi in gioco su questo palco. E allora, per far diminuire un po' la tensione che ognuna di loro ha, le facciamo rientrare dietro le quinte con il vostro calorosissimo applauso. Ciao ragazze, andate a prepararvi. E poi il mio amato corpo di ballo e anche quello di Lia Molinaro, che coordina anche quelle che sono le coreografie. Salutiamo le nostre signorine. Francesca. Alessia. Andiamo anche di qua. Francesca. Elisa. Che sono sempre brave, bravissime, poi lo saranno anche nel corso della serata. Per il corpo di ballo, anche per le Miss, ringraziamo Resega di Francesco Altamura, che ha fornito appunto quelli che sono i loro costumi, e poi anche grazie al Rolling Club Pilates di Rende per aver concesso i loro ampi spazi per le prove del corpo di ballo. Grazie ragazze, ci vediamo dopo. Allora faccio due passi in avanti anche per portare i saluti e i ringraziamenti anche della patron Patrizia Mirigliani per queste selezioni. Vado a citare testualmente: è un piacere poter festeggiare con voi l'83esima edizione di Miss Italia, e soprattutto Miss Italia siamo noi. Se vi sentite Miss, Miss Italia vi aspetta per realizzare i vostri sogni. Ricordo a tutti coloro che volessero ancora partecipare al concorso, basta andare semplicemente su www.missitalia.it, selezionare la Calabria come regione di appartenenza, compilare il form e arrivare insomma a quelli che sono i tasti di invio per appunto inviare la vostra candidatura. Sarete richiamati dall'agenzia e poi potrete calcare questo palco e mettervi in gioco. Calcherà anche questo palco con me chi? Con lei che non ha confini. Questa sera sembra una fata arrivata dal mondo così diverso e meraviglioso della fantasia, incantato della fantasia. E lei è Linda Suriano. Ma io vorrei sapere cosa dici. Come? Mondo fatato, mondo incantato. È un mondo fatato, sembri vuoi che ti dia una mano? No, guarda. Grazie, non c'è bisogno. È proprio il caso di dire che una Miss è una Miss per sempre. Grazie, perché sì, da queste... veramente troppo gentile. Eccoci. È bellissimo essere qui e io vorrei iniziare da subito l'assessore Teresa Greco, che per il secondo anno ci ha rivoluto qui a Rizziconi, ma tra l'altro quest'anno con una finale regionale, quindi ci sarà l'elezione di Miss Eleganza Calabria 2022, quindi veramente grazie, perché è un piacere e un onore essere in questa piazza, ma soprattutto grazie per l'impegno, per la forza, perché poi sei una donna e sei una grande guerriera, quindi nonostante tutto ci hai tenuto, ci hai voluto, e noi veramente ti ringraziamo di cuore. Un grazie ovviamente anche al sindaco, certo, e all'amministrazione comunale di Rizziconi, Alessandro Giovinazzo, perché insomma un'ospitalità veramente, un paese caloroso, quindi veramente grazie di cuore, che Dio, sono veramente, mi hanno... Allora, io devo stare anche attento perché potrei fare qualche incidente di percorso. Allora, in realtà mi hanno soprannominata Barbie Fiori di Pesco, anche se Barbie è bionda, Barbie, quindi Fiori non so cosa c'entri, però io ovviamente anche stasera ringrazio Vanessa De Vico, la boutique Verve che mi ha vestita. Bene. Barbie di solito è in compagnia di Ken. Tu sei un po' Big Jim, anche perché sei vestito di nero, insomma non sei proprio il Ken ideale, però ci potremmo adattare. È tornata. Barbie, perché io devo dirla questa cosa. Jim. Io la scorsa selezione, insomma, lei ha avuto un piccolissimo problemino, ma niente di che. Un momento di defaianza, quindi non è salita sul palco insieme a me, quindi ho dovuto far tutto da solo, insomma, non anche in maniera agevole, perché ormai te la sei cavata benissimo, tra l'altro. Grazie. Non avevi interruzioni, sì, quindi ma è tornata, e quindi avendo una serata di recupero, quindi stasera le cose che mi dirà saranno doppie, sindaco. È un po' di arretrati, però eccoci. Voglio dire, cioè alla fine è giusto dire ciò che uno pensa, ma assolutamente, ma quando si tratta dei miei confronti intorno. Allora, abbiamo da presentare i giurati a questo punto. Sì, direi proprio di sì. Allora, a parte le nostre tre giurate, sì, le abbiamo già presentate. Poi, come ho detto prima, c'è il nostro sindaco di Rizziconi, Alessandro Giovinazzo, e poi l'assessore Teresa Greco, che è anche presidente di giuria. Buonasera di nuovo. Da quest'altra parte, Leonora Albanese.
Buonasera, è segretaria di giuria e poi è anche stata Miss Eleganza Calabria del 2003. Questa è la fascia delle Miss attempate. Quelle ma sono, non è, vedi, questo ma... è lo schieramento delle Miss giovani. Io pensavo fossi sono... solo io, ma no, credo che invece stiri anche delle. Allora, lei, no, ma noi abbiamo proprio. Noi abbiamo proprio, cioè, la nostra comunque è un'amicizia, tra l'altro. Ecco, meno male che si tratta di un'amicizia, perché altrimenti. Sono... no, ma devi sapere così, che poi sì? Io e lei ci siamo conosciute a Miss Italia. Quindi sei attempata. Impata pure tu. È ovvio, infatti io sono in quella categoria lì. Però quello che voglio dire è che da un concorso di bellezza nascono delle belle amicizie, perché lei è la mia migliore amica, poi ha battezzato anche mia figlia. E meno male, cioè voglio dire, sono tutti complimenti che uno si merita da un palco. Poi voglio dire, però rispetto alle giovani c'è una differenza. Ho capito. Però io una domanda mi sorge spontanea. Oddio. Come tu presenti questo tavolo? E perché me l'avete fatto presentare? No, perché no, te lo sei scelto tu. Comunque andiamo avanti. C'è tutto un programma questa sera. Sonia Polimeni, giornalista e anche Miss Sorriso. Buonasera e bentrovata. No, Miss Sorriso di quale anno? E non me l'hai scritto di quale anno? Ah, 2007. Sì, anche lei una fresca. E continua questa sera. Vabbè. Saverio Albanese, buonasera, giornalista, buonasera e bentrovato e benvenuto. E poi abbiamo Maria Misericordia che è Miss Calabria 2007. Attempata anche ma tu, aspetta, no? Aspetta, perché io sono ancora peggio di te, cioè 2006-2007, quindi hai capito? Quindi sei attempata bis tu. È quella, sì, è quella, ecco, categoria, quella fascia lì. Oh, ok, quella fascia lì. E poi abbiamo finalmente un attore, nel senso che poi ci insegnerà anche quelle che sono delle tecniche, insomma, delle tecniche, che Walter Cordopatri, buonasera e benvenuto anche a lei. Scusa, però tu hai detto dopo aver presentato le Miss, finalmente, come se, cioè, non va bene questa cosa. Finalmente, dico, non sarà attempato pure lui e sarà uno normale, sì, anche vabbè, alla vista ti di tutti. Ti stai arrampicando sui muri, andiamo avanti, dai, che se proprio avevi una chance, ora te la sei completamente bruciata. Chiedo l'aiuto del pubblico, io ogni tanto segnalerò questa cosa. C'è un momento particolare, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Aspettate un attimo. Volevo parlarvi di una persona. Beh, non è proprio una persona. Forse è una cosa. No, non è neanche una cosa. Volevo parlarvi del Covid. Fermi tutti, eh? Un minutino. Giusto qualche osservazione, qualche pensiero, proprio come se il Covid fosse seduto lì, insieme a voi, come se fosse uno spettatore. Il Covid. Caro Covid. Dico caro perché ci sta costando molto caro. Nessuno l'ha mai chiamato, voluto o desiderato. Che cosa fa ancora da noi? Che cosa vuole ancora da noi? Medici e dottori gli stanno dietro. Cercano di studiarlo, di capirlo meglio. Cercano di toglierlo dal trono, buttargli giù quella corona che è in testa. E tutti noi contribuiamo, con pazienza, responsabilità. Ma credo che questa cosa stia dando frutti adesso, sapete? Fino a qualche anno fa, il Covid si era portato via tutto lo spettacolo, il cinema, tutte queste belle serate, rendendole visibili solo sul web. Come se fosse la stessa cosa. Ma serate come queste mi scaldano il cuore. Vedendo tutte queste persone, vedendo i vostri sorrisi, che forse sotto una mascherina mancavano da tempo. E forse, soltanto adesso il Covid ci ha ridato la libertà. O almeno un po', dai. Per me è stato un piacere, Rizziconi. Buona serata e alla prossima. La nostra bravissima attrice, vieni da questa parte, vieni pure da questa parte. Vogliamo dire a questa bella platea anche il tuo nome e cognome? Alice Romano. Alice Romano, che ha presentato anche questo momento, no? Intenso, anche particolare, su un qualcosa che, come diceva giustamente lei, è piombrato tra noi e a quanto pare sei anche un po' affezionato. Sì, secondo me sì, perché è arrivato a questo punto di. Ma sono anche sicuro che ben presto prenderà la strada giusta, quella che magari lo riporterà da dove è arrivato, speriamo effettivamente tutti. E lì c'è il suo
insegnante. Esatto. Walter, che tra l'altro stasera ha messo una in palio, anzi c'è una sorpresa che magari ce ne parla proprio lui, sì, per le nostre miss, per la miss che poi lui... Sì. Deciderà insomma alla fine della serata, quindi parlacene un po'. Sì, intanto buonasera a tutti, ciao Rizziconi, ciao ciao sindaco, la nostra assessore Teresa. Sì, brava Alice, lei è una allieva della scuola di recitazione della Calabria, tra le più giovani, però questo non vuol dire che non è brava, anzi è stata bravissima. Non è facile essere qui e di punto in bianco così parlare di questa tematica. Lei ha scritto proprio questo monologo, quindi si è impegnata ancora di più, e oggi abbiamo accettato questo invito con tanto piacere, perché penso che Miss Italia storicamente ha dato anche vita, no? A tantissime attrici, quindi a parte la bellezza estetica, oggi abbiamo voluto ancora di più partecipare cercando di tirare fuori e di esaltare quella bellezza artistica, creativa, che sicuramente le nostre ragazze avranno dentro, no? E quindi con la scuola di recitazione della Calabria volevamo dare un'opportunità e premiare quella ragazza più predisposta all'arte, magari all'arte della recitazione, dando l'opportunità di vivere attraverso una borsa di studio l'opportunità di partecipare appunto al percorso accademico della scuola. Grazie. Quindi, allora, di questa opportunità. Grazie. Grazie Walter. Grazie. Complimenti a voi anche per il tuo lavoro, e ancora un applauso alla bravissima Alice. Complimenti. Grazie. Ciao. Grazie. Approfitto, sindaco, perché? Perché? Perché noi abbiamo una squadra di tecnici attenti, preparati, bravi, professionali, e meritano l'applauso di Rizziconi. Ecco. Prego, sindaco. Buonasera a tutti e grazie di essere per il secondo anno qui con noi. L'anno scorso provinciale, quest'anno abbiamo alzato l'asticella. Certo. Ecco. La nostra Rizziconi ha accolto bene questa volontà dell'amministrazione comunale su proposta del nostro assessore Teresa Greco. È stato bello soprattutto l'anno scorso, molta emozione, quest'anno c'è anche molta emozione, ma permettetemi di dire, sono contentissimo che stasera fra noi c'è una dei fiori all'occhiello di Rizziconi, Walter Cordopatri, che è un figlio di Rizziconi, un ragazzo che ha investito su di sé. E questo investimento gli sta dando ragione. Noi siamo molto orgogliosi di lui e di tanti altri, quindi se ci sarà altre possibilità in futuro vorremmo sempre avere qui con noi i nostri gioielli. Grazie alla nostra cittadinanza che vi ha accolti, e grazie a voi di essere qui. Grazie. Grazie a lei, sindaco. Così anche come ringraziamo ulteriormente l'assessore Teresa Greco, che insomma è sempre a braccia aperte, ci accoglie come voi tutti ovviamente, e siamo veramente contenti di riessere qui. Vabbè, io ringrazio, ho già detto nell'intervista, la vostra professionalità, che diciamo che si distingue abbastanza, diciamo che come agenzia siete, come diceva il sindaco, un fiore all'occhiello anche voi. Grazie. Grazie infinite veramente per questo complimento. Poi è sempre emozionante vedere la piazza piena qui a Rizziconi, è abbastanza emozionante. Quindi la programmazione estiva, che prima avevo fatto questa domanda al sindaco, come procede? Vabbè, ci sarà uno spettacolo a Spina, giorno 16, uno spettacolo... Sì, diciamo che abbiamo distribuito un pochettino lungo tutto il territorio nel limite delle possibilità, quindi cerchiamo di accontentare tanti eventi. Sì, domani sera al Cirello ci sarà una bellissima serata in onore di un nostro concittadino che è venuto a mancare, giovane, e quindi domani vi aspettiamo a Contrada Cirello. Poi ci sarà il Festival della Birra, 5 giorni verremo a brindare anche noi, perché potremmo no venire a brindare compatibilmente con le tappe, visto che saremo di passaggio, magari abbastanza piano, però sì, magari riusciamo a farci un brindisi, perdonatemi, sarebbe bello avere quella sera, una delle sere del Festival della Birra. Ovviamente bisognerebbe confrontarsi con i ragazzi dell'Agorà che organizzano questa manifestazione, questo contenitore di manifestazioni, avere sul palco quella sera
quella che da questo palco questa sera uscirà fuori come Miss Eleganza Eletta Rizzigoni. Allora, noi ci possiamo pensare, però voi intanto sarebbe bello. Sì, però voi intanto pubblicamente prendete l'impegno anche per l'anno prossimo, ecco, così ci facciamo uno scambio reciproco e siamo a posto. Vedi lei come inserisce. Vediamo. Qui ci possiamo pensare. In questo caso potremmo anche mandare la Miss Eleganza Calabria, voglio dire. No, sembra quasi un ricatto questo, però no, voglio dire. Non avete capito. Allora, sì, certo. Io ovviamente mi accerto, mi assicuro che detto davanti la tele, perché noi abbiamo la diretta Facebook ma anche la televisione, la nostra rete ufficiale TEN dell'Europa Network, canale 12 che ci segue, quindi una volta che è detto pubblicamente è meglio di un contratto scritto, quindi io ogni sera ovunque vado mi assicuro che poi mi garantisco anche fa una sorta di la presenza per l'anno prossimo, quindi tutto fa un però insomma possiamo pensarci di fare uno scambio. Vediamo l'amministrazione come sempre decide tutto assieme, ecco, vedi, giusto che in sia. Questo caso arriva alla parte politica che poi gestisce sempre. Va bene, meglio noi intanto abbiamo mandato il messaggio, poi andiamo andando vedendo. Miss Eleganza Calabria 2003, Eleonora Albanese, buonasera, ben trovata anche buonasera te. Buonasera a voi. Ci siamo, noi siamo anche piacevolmente contenti quando ci venite a trovare. Soprattutto tu. Vabbè, anch'io, perché no? Certo, no, non anche, capito. Soprattutto tu, dillo. Soprattutto io, bene, lo dico, soprattutto io. Eleonora, allora, le ragazze che hai di fronte sono... La nuova generazione. Ma lei ci... Stasera. Grazie, sei un'amica. Come un'amica. No, ma io lo dico perché questo stasera serve per stimolare. È una cosa incredibile. Certo. Allora, dicevo che le ragazze che sono arrivate prima da un anno, tra virgolette, sono un po' distaccate in senso dal palcoscenico di Miss Italia, no? Qui, però l'emozione è sempre viva. Sono ragazze che mi ricordo benissimo l'anno scorso. Ecco. E l'emozione è sempre viva. Allora, volevo chiederti se questa emozione si protrae nel tempo anche per qualcuno come te che non da un anno ma da qualche tempo in più ha calcato il palcoscenico di Miss Italia. L'emozione non si perde mai, poi venendo qui e comunque vedendo la nuova generazione, come dice la mia cara amica Linda, l'emozione cresce sempre di più perché si cerca di entrare nella loro testa e pensare cosa possono pensare in quel momento. Sul cara amica Linda mi sono preoccupato. Sì, anche io, sì, perché l'ha sottolineato, quindi va bene. Esatto, mi sono un po' preoccupato. Hai già un'idea di chi potrebbe essere la tua preferita, almeno dal punto di vista visivo, non diciamo ovviamente chi? Devo dire che stasera sono bellissime tutte, però è normale che c'è sempre la preferita. La preferita, ecco. Ma tu sei stata Miss Eleganza il 10 agosto, mi io pare. Sì, sono stata eletta proprio la sera del 10 agosto. Miss stasera Eleganza è una serata di stelle. Ma è la notte delle stelle, ecco, tu ce l'hai accanto. Che non avevo dubbi. C'ho guarda anche come brillo. Brilli, però c'è anche la luna lì che sta quasi ad essere piena, insomma, quindi con la luna piena non si sa mai. Ci sono i lupi. Ecco, appunto, ecco, bisogna stare attenti. Allora, Sonia, anche tu hai avuto questa esperienza così bella, sei anche una giornalista adesso, sì, vero? Sì, ti occupi, di che tematiche? Un po' di tutto, anche della moda stessa, mi piace scrivere, intervistare, eccetera. Ho intervistato anche delle miss, Linda, Carmelo, insomma. Ecco, se Carmelo dovessi... non è una miss, però. No, anche delle miss, Linda, Carmelo. Ah, ok. Puntualizza su tutto stasera. Allora... è un mister, Carmelo. È un mister, sì. È un mister. È un modello. Ecco, un modello. Senti, a proposito di modelli, come dovrebbe essere il modello di Miss Eleganza Calabria 2022? Secondo te? Innanzitutto avere un bel portamento, saper sfilare e soprattutto mi piace vedere come con le ragazze vengono in video, perché so che effettivamente a Miss Italia guardano molto quello. La telegenia, sì. Sì, sì. Queste caratteristiche. L'eleganza è scontato, l'eleganza la raffinatezza. Allora, cari amici giurati, adesso tocca a voi. Guardo anche da questa parte perché loro sono passate da questa, dalla parte della barricata da poco, da pochissimo. Adesso conosceremo le ragazze, faremo due gruppi, vero Linda? Sono 17, quindi potremo fare, non so, 9 e 8? Bravo! Intanto la matematica mi aiuta. E, chiederemo qualcosa a loro, quindi esprimeranno un loro pensiero, qualcuna reciterà, qualcuna canterà, qualcuna ballerà, qualcuna Speriamo suonerà. Che non ballerà. Com'è? Evitiamo che qualcuno sì, evitiamo ballerà. Che ballino, perché altrimenti è l'unico che sono io e poi le faccio fare bruttissima figura. Dopo aver fatto questo, voi esprimerete il voto da 1 a 5
e al termine del serpentone finale io già invito la segretaria e presidente di giuria di raccogliere le vostre schede per poi effettuare i conteggi. Siamo pronti, cara Suriano, per farle arrivare in costume istituzionale? Sì. Stavolta sono preparato, ho tutto. Possiamo iniziare dalla numero uno nuovamente, ma con i suoi 18 anni, Vanessa Francesca Foti. Lei ha il suo sogno di affermarsi nel mondo del cinema e della moda. Il motto della sua vita è: anche nei momenti difficili dobbiamo trovare la forza per sorridere e andare avanti. Simona Terzi è la numero due. Sogno nel cassetto terminare il mio percorso di studio universitario e realizzarmi in ambito lavorativo e professionale, fare della mia passione il mio lavoro. Motto della vita: dai ad ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Numero 3 per Angelica De Seta, 21 anni, diventare educatrice, entrare nel mondo dello spettacolo e della moda, il suo sogno, il suo motto invece è apprezzare la bellezza delle piccole cose. Ho 40 anni ed ho ancora fame. Io non parlo col mio cane, ma c'è un bel legame e sto anche vedendo una... Martina Canonico è la numero 4. Sogno nel cassetto, lavorare nel mondo della televisione e del giornalismo. Motto della vita: per chi sa aspettare c'è sempre un meraviglioso arrivo. Numero 5, Ilenia Impieri, 18 anni, i suoi sogni sono quelli di realizzarsi sia a livello umano che sociale, oltre che lavorativo, facendo carriera. Il suo motto è: prometti sempre di raggiungere la versione migliore di te stessa. Numero 6 è Carolina Elisabetta Gaudio. Sogna nel cassetto diventare un'attrice. Motto della vita: niente e nessuno è tanto importante da toglierti il sorriso. Il numero 7, Maria Antonietta Siniscalchi, 19 anni, il suo sogno è diventare una ricercatrice in neuroscienza e visibilità nel mondo della moda. Non è importante quello che trovi alla fine di una corsa, ma l'importante è quello che provi mentre corri, cara Suriano. Gaia Francesca Malagrino è la numero 8. Sogna nel cassetto entrare nella facoltà di medicina. Motto della vita: osa vivere la vita che hai sempre sognato, vai avanti e realizza i tuoi sogni. E completiamo questo primo gruppo di Miss con Martina Stumbo, numero 9, 21enne, lei vorrebbe diventare nutrizionista affermata con il suo lavoro anche nel mondo della moda e crede in te stessa sempre perché nessuno lo farà al posto tuo, il suo motto. Non
Noemi Casella è la numero 10. Sogna nel cassetto diventare una buona insegnante. Motto della vita: la vita è questa, niente è facile e nulla è impossibile. Numero 11, Antonia Sottile, 20 anni, diventare una professoressa di lettere il suo sogno, mentre il motto della sua vita è: fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà. Numero 12 è Maria Grazia Costanzo. Sogna nel cassetto diventare giornalista di Formula 1. Motto della vita: per Aspera ad Astra. Attraverso le difficoltà si arriva alle stelle. Numero 13, i suoi 19 anni, Marianna Carbone. Il suo sogno è riuscire a realizzarsi in tutti, appunto, i suoi sogni e obiettivi. Scegli di essere felice, il suo motto. Sofia Versa è la numero 14, sogna nel cassetto riuscirsi a realizzare in ogni ambito della vita. Motto della vita: poche cose che ti rendono felice e tutte le altre che ti fanno crescere. Numero 15 per Maria Sofia Cimarosa, 22 anni, lavorare nel mondo della moda in ambito manageriale, le sue ambizioni, mentre il suo motto è: tu sei il tuo unico limite. Numero 16, Diana Nicoletti. Sogna nel cassetto entrare nelle forze armate. Motto della vita: credi, pensa, sogna e osa per avere successo. Lavora sodo e non mollare mai. Ultima concorrente in gara, la numero 17, 22 anni, Zari Mastruzzo. Lei vuole diventare una modella e il suo motto è: non giudicare sbagliato ciò che non si conosce, ma prendi l'occasione per comprendere. Allora, io ancora non ho chiacchierato con un'altra componente della giuria. Ti sei accorta di questa cosa? Ma sì, perché potevi sapere che io a lei ho ceduto la corona all'epoca. Ah sì? C'è stata quindi una cessione? C'è stato un passaggio da testimone. Ah, c'è stata questa? Del testimone, voglio dire. Esattamente allora, così. Maria Misericordia, allora, che... Intanto, amen, Maria Misericordia, non si può sentire, scusatemi. È vero, però, però meno giusto, male che... È una benedizione che ci, che ci inferve... Sì. Che ci dà anche quell'incipit bellissimo. Bene, sì, sì, appunto dico, alla veneranda età di 35 anni, avrai detto 36 mica 90. Forse, aspetta, mi sono confusa. E adesso la prendo un po' a ridere, cioè ci convivo col mio nome, ma prima era fonte di stress per me.
No, perché? Beh, vabbè, però se ci fai una benedizione, insomma, non ci offendiamo, anche perché ultimamente, insomma, ce ne capitano uno, tra l'altro ne serve. Se ci benedici, noi lo accettiamo volentieri. E sono qui apposta. Ecco. Grazie. Allora, a me prima ha dato del becchino, adesso da benedizione ci sì, manca vabbè. L'esorcista e poi siamo tutti pronti. No, ho peccato la serata sbagliata. Ecco, no, no, scherziamo. Allora, abbiamo detto di questo passaggio di consegne, no? Sì. Che c'è stato fra voi due. Ricordi ancora quelle sensazioni, quelle emozioni? Come se quella fosse giornata? Ieri è stata, cioè vabbè, un'emozione troppo grande. Poi veramente rivedere Linda adesso, arrivare al punto in cui si trova ed essere io qui, sono veramente onorata, insomma, di quello che sta succedendo, e sono contenta per Linda che se lo merita, e sono veramente emozionata perché ci ritroviamo proprio dall'altra parte, cioè no? Prima eravamo noi le protagoniste. Le protagoniste, adesso siamo protagoniste, sì, ma in modo diverso. Ecco. Senti, ti volevo chiedere anche un'altra cosa: se in questo percorso Miss Italia ti ha portato fortuna, ti ha così introdotto anche in ambiti che non aspettavi magari di vivere o di intraprendere? Allora, in realtà Miss Italia mi avrebbe dato la possibilità di farlo, solo che io mi sono defilata. Parlavi ieri, c'era Bernadette, la cantante, a 14 anni. Ieri invece mio figlio ha compiuto 14 anni, perché ho... Tanti auguri! Come si chiama tuo figlio? Filippo. Filippo, auguri! Auguroni! Sì, quindi stavo dicendo, ho continuato sì a fare delle sfilate, ad essere anche presentatrice di qualche spettacolo, manifestazione, però principalmente mi sono dedicata a mio figlio prima, mia figlia dopo, e insomma senti, a questo tipo di vita. Tanto non ci sente, adesso faccio finta che ci diciamo, siccome hai ceduto ti ha ceduto lei la fascia per quanto riguarda me, una meno serata male. Una serata a presentare insieme con lei, che magari ma guarda che io le faccio no, noi parlavamo di altre cose, non sei... dietro. Ma non stare lì ad origliare, no, non stare lì. Ci mancherebbe, ma a me guarda, io mi vado tranquillamente a riposare. Guarda come subito permalosa si no, sente. No, comunque, scusate se prego, mi interrompo, sì. Però l'anno precedente, cioè prima di convincermi di ripartecipare alla Miss Italia, seguivo Linda e ti favo per lei. Hai capito? Hai capito? Era bellissima, bellissima oggi, ma era grazie, bellissima anche allora. Grazie, vedi grazie come veramente. Ti vogliono bene. Sì, ma perché sono delle amiche, te l'ho già detto, capito? Quindi. Senti, è venuta a trovarci anche un'altra amica di Miss Italia Calabria, nonché anche una delle... coach, insegnanti di un'accademia? Sì, perché questo noi lo stiamo dicendo nelle serate, in queste serate avete visto anche un video promo, noi da quest'anno era un progetto sul quale lavoravamo da tanto tempo, poi per via del Covid ci siamo dovuti un attimo fermare, ma è nata proprio la Carly Fashion Academy, che vuole essere un punto di riferimento per coloro che vogliono intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo, quindi attraverso corsi di dizione, recitazione, danza, canto, posa fotografica, portamento, ma anche per chi ha delle insicurezze, delle remore, e magari vuole scoprirsi e magari tirare fuori il meglio di sé. Quindi si fanno dei percorsi dove si lavora tanto sulla persona, affinché si possa acquisire proprio più sicurezza anche magari di fronte a un colloquio di lavoro. Tanti hanno difficoltà proprio di esprimersi e a parlare davanti a una persona. Con questi bene. Corsi si può trovare il meglio di sé, quindi per chi ovviamente poi vuole intraprendere il mondo dello spettacolo può approfondire questi corsi e magari studiare, perché noi abbiamo dei professori, come dicevi poc'anzi, una la presenteremo tra poco, che ha delle esperienze a livello televisivo importante, poi c'è la nostra Lia Molinaro che salutiamo, che è a casa, Francesco Spizzini che è coreografo e ballerino Rai e Mediaset, c'è anche Ernesto Rico che è attore, insomma ci sono tante persone che fanno anche la Suriano, sì, c'è anche la Suriano, ci sono anche io ovviamente. Però voglio dire, uno può dire se la canta e se la suona, ma è una cosa nella è quale una tua credo, esperienza che metti, però, sì. Che metti a disposizione è un di bel chi progetto vuole. Un bel progetto, quindi da ottobre partiremo con i corsi effettivi e con le iscrizioni. E una delle insegnanti di questa accademia questa sera ci è venuta a trovare, come diceva Linda, e ne parleremo con lei fra pochissimo. Ha avuto tante esperienze dal mondo televisivo e non solo, anche dei particolari. Ma le faremo poi di qualche domanda nello specifico. L'ascolteremo cantare. Lei è Ilenia Iorio. Buonasera a tutti.
come sempre. Andrea, scusa, accompagna, non lo fai il cavaliere? È ormai un'usanza, ogni volta che io arrivo qui. Sì. Buonasera a tutti. È usanza. Noi ti lasciamo il palco, ci vediamo dopo. A dopo. Io con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua, e mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio. E se cercavo d'essere seria per lui, ero solo un pagliaccio. A letto mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente. E ripensavo ai primi tempi, a quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e lo obbligavo a dirmi sempre sei bellissima, sei bellissima. Accecato d'amore mi sta pesco chi un giorno ha detto il tempo è un gran dottore, lo lego a un sasso stretto stretto poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni un paio d'anni e di stagioni, ho avuto un paio di avventure sì, ma niente di particolare. E ancora esco a cercarti per le strade tra la gente e mi sembra di voltarmi e vederti e sentirti nuovamente, e mi sembra di sentire ancora sei bellissima, sei bellissima, accecato d'amore mi sta Na 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 na
Grazie, grazie. Ciò che invece adesso diventa un po' magico e su questo palco. Proprio. E tu ti divertirai, io non lo so perché non so ancora nulla, giuro, è la verità. Perché arriva un giovanissimo prestigiatore, mago, illusionista e chi più ne ha più ne metta, che già dall'età di 8 anni ha intrapreso anche questa sua passione, questa sua strada. Poi ha fatto partecipato o è anche membro del Talking Magic, che è un sito di formazione magico, quindi lui si predispone anche per migliorare questa sua attitudine, ed è stato anche a Rai 1 con Amadeus per una delle sue esibizioni, quindi stasera è venuto a trovarci e non so precisamente cosa farà, ma noi lo chiamiamo il nostro grandissimo mago Gian Domenico Morello. Oh, sfila anche lui, che è? E mi è presa la Miss Mania, ecco, vedi. Ah, sfila. Salve, buonasera a tutti. Ma secondo me sei stato troppo accontato. Non ho resistito. No, lo so, ma sei stato troppo accontato con le Miss. Sì, a furia di stare dietro le quinte mi hanno contagiato, lo voglio rifare. Lo vuoi rifare? Non lo so, no, mi hanno detto così, scherzavo. Buonasera a tutti. Non vi vedo, sono accecato, però facciamo finta che... Che bel pubblico, ma c'è gente, sì. Ah, voglia, arriva fin laggiù, guarda. Non vedo nulla, però va bene così. Allora, grazie Miss Italia, perché è un sogno che si realizza. Cioè, anche penso per che te. Tutti da bambino sognano di scendere le scale di Miss Italia con questo, no? Sì, però notavo che hai un bel portamento. Mi fa una certa impressione vederti così, però. In realtà mi hanno insegnato tutto le Miss, hanno fatto un tutorial concentrato. Giuro. Io ho chiesto a Miss Calabria, ex Miss Calabria. No, detto, è ancora Miss Calabria. Scusa, ho sbagliato. A Miss Calabria, avevo detto bene. Sì. Ho detto insegnami a sfilare. Ho detto guarda, io so fare questo. E lei ha detto vai benissimo. Ma infatti la ricordi tanto, devo dire, guarda. Visto? Il portamento è quello. Va bene, bando alle ciance, sperando. Facciamo così, rompiamo un po' il ghiaccio tutto insieme e poi mi serve un volontario che... Ce l'ho io. Se non avevo dubbi io, eccolo. Figurati. Se vuoi un volontario, eccolo. Ma qua. Non mi sembra proprio volontario. No. È un volontario costretto. È un volontario. No, Sindaco. Lui è autonomamente si avvicina a te perché lui. Sì, allora facciamo così: rompiamo un po' il ghiaccio tutti insieme e poi mi dedico a te. Perfetto, che sembra inizio più una minaccia. Paura che perché inizia ad avere paura. Sì, io lo dico. Sono allora facciamo così: bellissimo pubblico, tutti con le mani così. Tutti. Ci siete? Io mi fido, eh? Allora, seguite le mie istruzioni. Pollice della mano destra in basso. Pollice della mano destra in basso. Per chi non sapesse qual è la mano destra, è quella che è il pollice che punta a sinistra. Chi ci avesse mai pensato? Poi. Ok, il signore si sta divertendo. Perfetto, io sono già soddisfatto. Quindi così. Pollice destro. Pollice giù. Esatto. Vai. Ora, pollice della mano sinistra in basso. Qui anche lasciare, la signora ride. La qua, signora io. Pure è felice. Questa è la parte facile. Se avete avuto difficoltà finora, non c'è via di scampo, eh. Ora arriva la parte difficile. Mano destra sopra la mano sinistra. Che bel pubblico. Ok, stringete le mani così. Portatela all'altezza della faccia. E al mio tre fate quello che faccio io. 1, 2, 3. Chi è rimasto annodato? Che ha fatto? Non l'ho visto. Potete chiedere i danni a... questo è per rompere il ghiaccio. Facciamone un altro. Questo è più rapido. Sempre con le mani così. Bravissimi, state attenti, fate quello che vi dico, aprite e chiudete, sempre più veloce, e ora in alto gli indici, quelli sono i pollici, bravissimi. Allora vieni qua. Vengo io? Devo... grazie signore. Mollo il microfono? Facciamo così, il signore mi sta simpatico. Sì, poggia tutto, tu così. Fidati di me. Allora, al signore... Ma lo leghi? Scusa, lo leghi? Sì. Wow, questa è una cosa frizzante. Siamo dopo mezzanotte. No? Quasi. Vabbè, bambini a casa. Allora, facciamo così, non ci siamo messi d'accordo. È un'improvvisata questa. Controlla questa corda. Guarda che non ci siano botole, porte segrete, elastici, magneti. No, questo no. Sempre dopo mezzanotte. Faccia così, dia un capo a me e tira, si spezza, pia, sono violenti da queste cose. Allora, quindi la corda è scevra da ogni trucco, sapete perché faccio questo gioco? Per dire la parola scevra,
Quando mai ti capita nella vita di dirlo? Cioè vai dal salumiere e dici mi dà un etto di mortadella scevra di pistacchio, che è? No, non lo dici. Allora, andiamo a te. Dato che il signore è pericoloso, le do queste forbici. Dobbiamo controllare che anche le forbici siano normali. No, è per lo spettacolo. Lei è un professionista, quindi... Alcune cose possono essere meglio. Facciamo così. Tagli questo estremo. Qua? Sì, dove vuole. Tagli... No, no, non lasci là, che poi lo raccogliamo dopo. Prego, tagli anche questo. Oh... Quindi siamo tutti d'accordo che sia la forbice, sia le forbici che la corda sono normalissime. Signori, possiamo iniziare. Andrea, stai attento. Questo qua è l'estremo A. Questo qui è l'estremo B. Ora, se questo qua è l'estremo A e questo qui è l'estremo B, questo è? C sarà. Salute. No, è il centro. Se questo è l'estremo, questo è... Vero, non ci sono estremi. Non ci sono estremi. Ci potrebbero essere i rimedi, ma non gli estremi. Lei fa il presentatore, non faccia il comico, altrimenti... ok, iniziamo. Quindi, se vuoi lo chiamiamo C. Sì. Lo chiamiamo, quindi abbiamo A, B e C per semplicità. Quello che ti chiedo, appunto, dato che è molto semplice, è taglia C. Taglia C. Taglia C. Bravissimo. Ora... Sei d'accordo con me e anche il pubblico è d'accordo che se tagliamo C abbiamo quante corde? Due, giusto? E non solo abbiamo due corde, ma abbiamo anche D. Perché abbiamo A, B, C e D. Quattro estremi e due corde. Quante corde? Quanti estremi? Oh, questa è la parte facile. Ora stai attento perché quello che faccio io, caro Andrea, dovrai farlo anche tu. Proprio uguale, uguale, preciso, preciso. Allora, abbiamo A, B, C e D. Prendi A e lo metti con B. Prendi C e lo metti con D. Poi prendi A e B e li metti qui. Poi tiri C, muovi D, prendi qui, tiri lì. Appare K, tiri S. Fai così e fai... Dovrei farlo uguale, uguale, uguale. Ah, hai capito? Te lo faccio rivedere. Ricominciamo. Allora, grazie. Allora, di solito se trovo lo spettatore giusto dura due minuti. Con Andrea è andata così. Allora Andrea, quanti estremi? A, B, C e D. Taglia C. Ah, quella bianca è la corda, quelle rosa sono le mie dita. Non sbagliare, altrimenti non lo faccio mai più. Vai. Oh. Scusate. Sono un tipo preciso, potete vederlo anche lì, che non li ha tagliati proprio uguali uguali. Siete d'accordo con me? Ci tengo, per favore falli uguali. Bravo. Ora, se tu tagli esatto, tagli lì, perfetto, le hai fatte esattamente. Che figura mi fai fare? Questo qua è l'estremo? L'hanno capito tutti che questo è, questo è B. E questo abbiamo detto che lo chiamiamo C. Per favore, taglia C per lo spettacolo. Oh. Abbiamo A, B, C e D, due corde. Ora, se io prendo le due corde, faccio un nodo. La corda torna intera, grazie! Mi stai simpatico. Mi stai simpatico e oggi voglio rovinarmi facendo un secondo nodo. Ti chiedo di tagliare anche questo. Vai. Mi stai sempre più simpatico, quindi un terzo nodo. Taglia, taglia. Oh. Allora, signori, un attimo, signori, un attimo. Questa corda ha un nome particolare, caro Andrea. Questa corda con questa configurazione, quindi tre tagli così fatti, io sono stato a Hogwarts e a Hogwarts ti insegnano i termini tecnici. Questa corda così tagliata in tre punti, proprio in termine tecnico magico, si chiama corda pezzi-pezzi. Proprio, è proprio magico, magico. Comunque, chiedo alla regia un attimo
perché è arrivato un momento per me molto importante, è un momento toccante, ci tengo particolarmente, quindi vi chiedo di fare un attimo un silenzio. Tutto bene, Andrea? Che souvenir, che facciamo? Al signore che a lui piacciono le corde. Sì, sì, sì. Se fai una cosa, poi dopo ci metti un po' di colla. Insomma. Comunque, stavo dicendo, Andrea, è un momento per me molto importante, è un momento toccante, quindi ci tengo anche a fare bella figura, voglio la tua collaborazione. Quindi ti chiedo di venire qui un attimo al centro, sì. Guardare bello sorridente davanti a questa bellissima platea. Non è difficile questo. Guarda. Stai calmo, io vado un attimo lì. È un momento... lei guardi avanti, non ti preoccupare. Questo è un omaggio. Non si preoccupi lei. Maestro, quando vuoi. Volevo solo prendere la corda. Andrea, ti fidi di me? Lo immaginavo. Allora Andrea, facciamo così per il finale. Soffia sui nodi e falli sciogliere. Vai. Però è lui che si piega. Io voglio... mettetelo agli atti, eh. È lui è stato, eh. Faccio io Andrea, non mi fido. 1, 2 e 3. E la corda torna intera. Grazie. Andrea, ho chiesto la tua collaborazione, il momento toccante, mi fai fare ste figure. Facciamo così, Andrea, per il finale, per favore. Non potevo scegliere, cioè, perché mi hai dato lui? Ma perché lui di solito è adatto a questi momenti di GTM, però stasera allora, facciamo niente, così, mi sta Andrea, deludendo. Il finale, tieni qua, da lì, non cadere, soffia e fai sciogliere il nodo. Riprova. Facciamo così, lo aiutiamo. Prova un po' più vicino. E la corda torna intera, grazie. Questo è importante, Andrea. Dove vai, Andrea? Perché questo lo porti a casa, esprimi un desiderio e poi lo sciogli. E cosa significa? Prima lo sciogli, poi esprimi un desiderio. Beh, è un portafortuna. Bene, però funziona solo in un verso. Ma non ricordo se prima lo sciogli, poi lo esprimi, prima lo esprimi, poi lo sciogli. Vedi, se funziona è merito mio, se no va bene così. Grazie! Grazie a te, bravissimo! Questo lo conservo perché... Queste le tolgo che danno fastidio. Souvenir. Comunque, sai che siete una bella coppia. Insomma, quel momento GTM è stato proprio bello da ricordare. Grazie, grazie a te, Gian Domenico. Bocca al lupo, bravissimo, complimenti. Grazie a lei per essersi prestato a questa Ci mancherebbe. Cosa. Alla prossima, ciao, grazie. Guarda come ride compiaciuta lei, guarda lei. Guardala. Potete fare un primo piano alla Suria? No, fate un primo piano. Didona, puoi fare un primo piano? Guardala. Uno dei momenti veramente più indimenticabili di quest'estate 2022. Pensa per me, pensa che io... Vabbè, non entro nei particolari. Allora, adesso è il momento invece che stanno aspettando le miss dietro le quinte. I nostri giurati ci hanno già consegnato. Qui abbiamo chi indosserà la... fascia di Miss Eleganza Calabria 2022 e allora a questo punto le chiamerei, le farei ritornare, prima anche noi torniamo nelle nostre posizioni originali. Sì, infatti io rimando dal mio infatti, lato, sì, eccomi. Avevo un attimo di torcicollo a sinistra, in effetti non riuscivo a capire perché. Allora, andiamo a chiamare le nostre 17 concorrenti con l'ultimo dei Serpentoni. Abbracciami, facciamo così, ricordami, tanto come quella.
asciugati i capelli. Eccole qui le nostre 17 concorrenti al titolo di Miss Eleganza Calabria 2022. Noi non ci resta che prima dell'elezione di chiamare anche colui che segue il nostro percorso, anzi per meglio dire organizza il nostro percorso con tutti quelli che sono i contatti con le amministrazioni, con coloro che vogliono ospitare Miss Italia Calabria nelle piazze, nelle città, e quindi lo ringraziamo già per questo, il nostro bulldozer di Miss Italia Calabria. Chi è? Chi è? Chi è? Carmelo Ambrogio! Buonasera! Buonasera! Oh, finalmente! Un altro pecchino è arrivato. Siamo gemelli finalmente questa sera. Oh, sì, wow. Non volevo lasciarlo solo. No, vabbè. Meno male, perché mi sentivo un attimino. Anzi, no, però aspetta, lui minoranza. È di blu, non è di nero. No, blu. Quindi. Io sono nero e lui è blu. Vabbè, faremo. Sto lì. Scusami. No, prego, ci mancherà. Avevi preso il fianco sbagliato. Tra moglie e marito non mettere il dito, si dice, ed è vero, è la verità. C'è un amico che ti aspetta. Chi è? Il mago? Io dopo lo saluto. Non l'ho detto io. No, lo saluto volentieri. Allora, vogliamo ringraziare. Ora scherzi. Guarda, a parte. Stasera sono veramente emozionatissimo perché io penso che sia questa sera la serata con il più alto numero di ospiti. Ci abbiamo tenuto tanto, quindi io poi li ho visti quasi tutti, alcuni li ho ascoltati e mi sono emozionato perché sia l'attrice è stata bravissima. Poi ci sono stati, vabbè, Ilenia la conoscevamo, c'è stata l'altra ragazza che non ricordo il nome, però è stata veramente Bernadette. Brava. E poi abbiamo suggellato col mago, veramente un momento esilerante, ma un pezzo veramente di alta scuola, da TV nazionale oserei dire io. Quindi lo abbiamo fatto perché ci abbiamo tenuto, questa è una città, Rizziconi, che noi abbiamo nel cuore e io stasera ve lo voglio dire perché a me è una persona che emoziona, ringrazio tutta la cittadinanza, l'amministrazione, ma un ringraziamento sentito lo faccio a una super donna che è Teresa Greco, quindi un applauso veramente forte perché lo merita, è una donna che si spende, è una donna che lotta, quindi io mi emoziono e lo devo dire pubblicamente, quindi grazie di cuore perché sei una donna speciale, grazie. Poi come ogni sera, voi lo sapete, mi tocca fare dei ringraziamenti oltre a questa giuria di amici che sono venuti a trovarci, poi col percorso itinerante che stiamo facendo e sarà ancora ricco, abbiamo altre 15-16 serate, grazie a Dio, nel mese di agosto, li ringrazio. E da stasera voglio fare una cosa diversa, non voglio ringraziare tutta la squadra, eccetera. Da stasera lo voglio fare singolarmente. Quindi partiamo da Rizziconi con ringraziare una persona a me quasi un fratello, Francesco Di Dona, il nostro regista ufficiale, che riesce a rendere ancora più bello quello che noi portiamo sulle piazze, quindi sia le dirette Facebook, le cartoline che stanno avendo un successo pazzesco e poi le messe in onda su Ten. Quindi ringraziamo tutti e stasera siamo partiti con mio fraterno amico e grande professionista Francesco Di Dona. Seguiranno altri ringraziamenti. Se lo meritano, certo, se lo meritano. Sì. Tutti lo meritano. Allora, abbiamo ringraziato le nostre figlie, abbiamo salutato. No, ancora no, anche perché vi aspettano stasera. Le mie figlie che non vediamo solo da 4 giorni, quindi mamma e papà ci sono. Saranno cresciute. Torneranno a casa, sì. Allora, adesso cosa succederà? Chiameremo 3 ragazze in ordine sparso e ovviamente andremo a eleggere direttamente colei che diventerà Miss Eleganza Calabria 2022. Quindi, in realtà chiameremo prima la terza classificata. Ah sì, facciamo così? Sì. Che non viene fasciata, però diciamo chi è la terza classificata e poi andremo. Partiamo proprio così? Ad eleggere. Dalla terza invece di farle venire tutte e tre? No, noi le chiamiamo tutte e tre qui, però poi andremo a dire chi è la terza classificata. Sì, certo. No, perché secondo me in questo momento col mago ti ho un attimo distratto, quindi ti ho richiamato un attimo all'attenzione. Io volevo dire una cosa perché il nostro ufficio stampa, Martina, prima di entrare mi ha comunicato, sì? Poi lo vedremo perché tanto è nei commenti. La Miss che ha ricevuto più commenti ed è. Adesso la 12
Maria Grazia Costanzo. Maria Grazia Costanzo, che non si smentisce, esatto, perché social, esatto, sui social va fortissima. Bene, complimenti per il momento. Io invece vado a chiamare una delle tre ragazze che arriveranno qui. Vediamo un po'. La numero 10, Noemi Casella. La numero 1, Vanessa Foti. Ce n'è ancora una. Ce n'è ancora una. Ed è la numero 9, Martina Stumbo. Il percorso delle regionali è anche un po' più crudele, se vogliamo, perché di tutte 17 è come Highlander, ne rimarrà soltanto una. Quindi di... Vabbè, però ancora questa è solo la seconda, sì, sì, ce ne sono, certo, tante, quindi ci sono, certo, ancora, certo, possibilità per, certo, tante di loro. Un applauso grandissimo alle nostre altre ragazze, che avranno, come ha detto Carmelo e anche Linda adesso, molte opzioni e possibilità. Come va voi tre? Non proferiscono parola. Diciamo che è arrivata terza, Linda? Lo vuoi dire tu? Terza classificata, che riceverà ovviamente anche la card dell'Ottica Caruso con lo sconto del 30%, più lo zainetto offerto da Dr. Glass. È la numero 9, Martina Stumbo. Puoi andare in passerella. Facciamo entrare la fascia, la corona, facciamo entrare la Ginkgo Sfera, la card con lo sconto degli 100 euro dell'Ottica Caruso. Che vuol dire? Che io devo dire premi? E per una mia dimenticanza non ho fatto esprimere anche un giudizio a Saverio Albanese, quindi per la par condicio della giuria gli cedo un attimo il microfono, perché bisogna... Anche ma lui. Poi Saverio Albanese segue il Miss Italia proprio a livello nazionale, un inviato, appunto, dalla Calabria, che segue Miss Italia proprio da lì, dalle finali. Esatto, allora prima di eleggere Miss Eleganza, Saverio, un tuo piccolo inciso su questa serata, proprio da giornalista. Diciamo che è stata intanto buonasera a tutti, è stata una bellissima serata, ben organizzata sicuramente dalla dottoressa Greco e dal sindaco in prima persona, e poi la cosa più bella è stata le ragazze. Questa sera è stato molto difficile scegliere la ragazza che vincerà la serata, perché c'erano 5-6 veramente belle, belle. Adesso andiamo a vedere di chi si tratta. Allora, io stavo dicendo intanto i premi. Sì, hai ragione. Quindi c'è il gioiello Miluna, e poi stasera la bottega del Bebè offre una card di 50 euro spendibile in tutto il centro commerciale Porto degli Ulivi. La bottega del Bebè è un baby food, accessori e abbigliamento che si trova proprio presso il centro commerciale del Porto degli Ulivi, che ha omaggerà la prima classificata con questa card di 50 chi euro. Chi viene a premiare? Chi? A premiare abbiamo ovviamente il sindaco Alessandro Giovinazzo, Teresa Greco l'assessore e Chiara Cipri, poiché è stata la nostra Miss Città che è stata eletta proprio qui di Rizziconi, l'anno scorso. Oh, e allora ci sarà anche una diretta nella diretta, perché adesso il nostro Carmelo si collegherà al suo profilo. Però prima di eleggere Miss Eleganza cambiamo atmosfera, così. Siamo approdati a Rizziconi per il secondo anno di fila, dove l'eleganza ha calcato la passerella in tanti modi possibili, con la recitazione, con la canzone, con la bellezza, con il sorriso, con il cuore, con l'emozione, con la voglia di proseguire questo percorso. E i nostri giurati sono arrivati a un giudizio, una conclusione, in cui una delle due ragazze rimaste indosserà la fascia di Miss Eleganza
Calabria 2022, che sarà la nostra seconda prefinalista nazionale. Miss Eleganza Calabria 2022 a Rizziconi sarà, o meglio è, la numero 10, Noemi Casella. Mettiamo la fascia, indossa la fascia. Miss Eleganza, prego, si accomodi. E ringraziamo e salutiamo anche la seconda classificata, la numero uno, Vanessa Foti, anche per te la passerella che ti accoglie con un applauso. Grazie. Allora, con eleganza, abbiamo premiato l'eleganza questa sera. Il nostro percorso continuerà. Tu sei la seconda delle partecipanti che arriva già alle prefinali il 4 di settembre a Cosenza, dove ci saranno tanti ospiti, ci sarà una festa incredibile che il nostro Carmelo, la nostra Linda, la Carly Fashion Agency. Il 4 settembre ci sarà la finalissima di Miss Calabria, ma le prefinali saranno verso fine settembre, quindi aspettiamo un po' di avere notizia dalla nostra patron. Che dire, grazie, ringraziamo di nuovo il sindaco, ringraziamo Teresa, grazie città di Rizziconi per la vostra ospitalità. Vero. Grazie ragazze, grazie Andrea. Grazie Suriano. E ricordiamoci tutti insieme che se vi sentite una Miss Italia vi aspetta. Buonanotte. Ciao, buonanotte.